presentata a Bari nella Mediateca Regionale Pugliese, la EshoCard. Si tratta della smart card interattiva che da novembre offre agevolazioni e sconti per il cinema e lo spettacolo dal vivo. Alla base del progetto vi è la convenzione firmata da Agis e ANEC di Puglia e Basilicata, Politecnico Università degli Studi di Bari e ADSU Puglia. L'EshoCard è anche un'iniziativa di sostegno e avvicinamento degli studenti e non solo alla variegata offerta culturale regionale. Con la card ha preso il via anche il nuovo sito internet ufficiale, presentato oggi per l'occasione. L'indirizzo è www.eshocard.org. Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti Francesca Rossini, segretario Agis Puglia Basilicata e coordinatrice di progetto, Giulio Di Leonardo, presidente ANEC Puglia Basilicata, Benedetta Saponaro, referente di progetto per l'Università degli Studi Aldo Moro di Bari, Giuseppe Acciani, referente di progetto per il Politecnico di Bari, Alessio Viola, ADSU Puglia, Paolo Ponzio e Sante Levante, rispettivamente vicepresidente e direttore Teatro Pubblico Pugliese, Vincenzo Papa, presidente Consis, e Clara Cottino, presidente sezione spettacolo dal vivo Agis Puglia. Questo è un progetto di promozione del pubblico EshoCard e soprattutto è un'iniziativa di sostegno e avvicinamento degli studenti e non solo. Sì, non solo si intende che è un progetto rivolto a tutta la popolazione pugliese, non soltanto agli studenti universitari. È chiaro che il nostro zoccolo duro è costituito dal pubblico degli studenti universitari, perché storicamente l'Agis lavora per promuovere questo pubblico da oltre 15 anni con le precedenti card, la EshoCard, la PUC e la precedente CineCard, la più anziana di tutte. Quindi noi teniamo moltissimo a promuovere il pubblico studentesco, però abbiamo lanciato anche una versione basic dell'EshoCard, quindi una university che ha dei vantaggi, offre dei vantaggi e delle facilitazioni che non sono imbattibili. Non esiste uno strumento simile in tutta Italia che consenta di andare al cinema a 1 euro o a 2 euro, tutto questo grazie all'investimento sia delle istituzioni universitarie, Università di Bari, Politecnico di Bari e della DISU, sia degli esercenti cinematografici che credono molto in questo pubblico, e conseguentemente il nostro investimento è diretto principalmente nei confronti degli studenti universitari, abbattendo i costi, come abbiamo detto, a un livello impensabile in tutta Italia, ma abbiamo investito anche sul pubblico generale. In un momento di crisi ci rivolgiamo quindi anche alle famiglie, al pubblico normale, con la versione basic. L'obiettivo non è lo sconto, ma è il fare rete, un sistema di luoghi di spettacolo che sia sempre più luogo di promozione culturale nella nostra regione. Quindi l'utente, attraverso una navigazione semplice ed efficace, cosa ottiene? Ottiene prima di tutto di potersi registrare ed iscriversi al sito, ottiene di poter richiedere la card e acquistarla online e anche pagarla online col PayPal. Ci stiamo attrezzando anche con il pagamento online, quindi questo per coprire tutto il territorio pugliese in questo modo, e conseguentemente, una volta che ha questa smart card, può consultare il sito eshocard.it e decidere che luogo di spettacolo, che spettacolo frequentare, perché il sito praticamente sarà costantemente aggiornato con tutte le offerte culturali che fanno riferimento all'Agis, quindi che sono fondamentalmente socie della nostra struttura. Per dare un'idea, si va dalla piccola sala della provincia foggiana ai teatri di Bari, al Coreia, alla sala, alla multisala di Brindisi. Questo è il vasto mondo dei luoghi dello spettacolo che vogliamo promuovere il più possibile con questo progetto. Specifichiamo che la card è personale, quindi è un carrello da riempire. Sì, è assolutamente personale ed è a vita. È un carrello perché intanto, in buona sostanza, a seconda degli accordi che si andranno a fare, potrà essere arricchita anche di ulteriori offerte. Non escludiamo la possibilità di trasformarla in una vera piattaforma commerciale da un lato e anche in una piattaforma di e-learning dall'altro canto. Quindi
siamo così in attesa di sperimentare anche altre opportunità legate a questa card e che un giorno possa anche consentire l'acquisto e la prenotazione, l'acquisto vero e proprio nei luoghi dello spettacolo. Quindi uno con la card decide, a seconda della convenzione cui è collegata, in buona sostanza acquista tot ingressi, tot biglietti. È molto difficile come progetto e richiede sostegno, però noi insomma ci crediamo, un passo alla volta, chissà, ci riusciremo. Professoressa Saponaro, questa è una carta culturale, un progetto con radici lontane, l'adesione come nasce a questo progetto? L'adesione nasce in realtà prima di me, diciamo, quando la delega ai servizi agli studenti l'aveva il professor Ponzio. Prima era uno strumento molto, diciamo, semplice, cioè venivano elargiti dei biglietti cinema agli studenti ad un costo ridotto. Poi abbiamo pensato di poter invece offrire un'offerta culturale variegata con uno strumento agile che desse la possibilità anche di creare un raccordo con il territorio da parte dell'università più forte. Così nasce le Showcard, diciamo, l'università ci ha tenuto in questa elaborazione a inserire anche lo spettacolo dal vivo e gli spettacoli teatrali, proprio per dare la possibilità, diciamo, agli studenti di poter godere anche di queste iniziative culturali che prima invece non facevano parte della nostra diciamo, offerta. Quindi siamo contenti di aver potuto partecipare a questo progetto che il nostro rettore ha voluto sostenere e precedentemente anche il rettore Petrocelli, ma anche l'attuale rettore Uricchio ha voluto sostenere con estrema tenacia, proprio per potenziare i servizi che noi offriamo agli studenti, sempre chiaramente in un'ottica culturale. Grazie tante.